Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata sulla carriera di FIFA 18. Allora, terzo episodio, siamo in ottobre, iniziamo ottobre. Come vedete, questa partita qua, la prossima, non sarà una classica partita di campionato, ma sarà una partita di coppa, una delle tante coppe di Lega che ci sono in Inghilterra, insomma Coppa Nazionale, chiamatela come volete. Allora io vi dico la verità, dato che ci sono uno sbotto di partite e poi diciamo che fra l'altro, come per chi ha visto i video precedenti, come appunto avete visto, non è che per ora l'andamento sia dei migliori, io direi di simulare questa partita qua e poi se si va avanti bene, se si va fuori pace, sinceramente non rientra assolutamente nei miei obiettivi. Prima di far ciò però voglio farvi vedere una cosa che nel precedente video mi sono dimenticato di farvi vedere, o perlomeno di dirvi, è che dato che a differenza degli altri anni, da quest'anno è possibile comunque fare il mercato anche a, diciamo, calcio mercato chiuso, però ciò non vuol dire che se come giocatore ottobre, questo giocatore viene a ottobre, no, verrà poi a gennaio, insomma quando si apre il calcio mercato il discorso è uguale anche per il discorso vendite. In questo caso, come vedete, abbiamo venduto Sam Heard che ci lascerà beh, a gennaio e l'abbiamo venduto a Grimsby Town. Mi sembrava un'offerta più che valida, calcolando anche i giocatori in sé per sé. Tra l'altro, se non sbaglio, ha 30 anni, quindi non è che era un giovane interessante, diciamo. Diciamo che la qualità più o meno rimaneva qui. Allora abbiamo detto, vabbè, c'è un'offerta, lo voglio, l'ho messo in vendita, vendiamolo, no? E quindi niente, a gennaio quando riaprirà il calciomercato, Irde o Herd, non so come si pronuncia, diciamo ci lascerà, ecco. E questo è quanto. Insomma, e niente, simuliamo questa partita qua, guardiamo come va. E vi ripeto, sinceramente non rientra assolutamente nei miei piani, ecco. Quindi se si perde pace, invece no, abbiamo vinto e procediamo. Bene da una parte perché siamo avanti, ma male dall'altra perché i giocatori si stancano di più, ecco, dato che come ho detto prima ci sono sbotte di partite per quanto riguarda questo campionato qua. Ah, nel frattempo c'è un'altra offerta, vabbè, questa la gestirò io. Eccoci arrivati alla prima partita del video di campionato. Riassunto veloce di come stanno andando le cose in campionato. Siamo noni, 11 partite giocate. Per quanto riguarda il discorso di promozione, che è la cosa principale, indipendentemente poi da come ci andiamo, siamo a solamente 2 punti dal settimo posto. Credo che siano playoff. Non so sinceramente quante, con precisione, quante ne vanno su. Credo, vado in base a colori, credo che le prime tre vadano su tranquillamente. Poi la quarta, cioè diciamo che la quarta che deve andare su se la gioca a playoff. E sono quarto, quinto e sesto. Quarto, quinta, sesto e settimo posto, scusate. Vabbè, comunque resta di fatto che probabilmente la zona verde è quella lì che ti dà la possibilità di andare su. E distano solamente 2 punti. 3 punti invece eventualmente se ci va anche la terza direttamente. 3 punti appunto al terzo posto e niente. Noi dobbiamo pensare a vincere comunque, indipendentemente da tutto. Perché non abbiamo iniziato il campionato nel migliore dei modi. Certo, poteva andare peggio, ma poteva andare anche meglio, ecco. Comunque, iniziamo questa partita. Ok, più o meno tutti i giocatori sono messi abbastanza bene. Giochiamo. Sono credi? No, palo. Non è ancora finita, no, invece sì. Hanno ripreso palla loro. Peccato, era un bel tiro, Buona, una bella palla. Credi, non la sciupare. Credi! Palo, attenzione! Eccolo lì, c'è la rete. Ugu! Al 30esimo, la sblocca lui. Credi comunque va ripreso per mezzo una volta il palo. Sì, prende più pali che gol, diciamo. Vabbè, comunque, alla fine chi se ne frega, l'importante era riuscire a trarre il vantaggio. Accade tutto in maniera un po' bizzarra, però bene così. 1-0 noi. Caicedo, ottimo passaggio per Ugu. Non la sciupare! 2-0, sempre Ugu. Bene così, dopo 10 minuti dal primo gol. Olè. Buono. Attenzione! Subito, appena con l'inizio del secondo tempo. Gli avversari riaprono con un gran gol, fra l'altro, di Reed. La partita. Bello di Apelli, fra l'altro. Buona,
Bravo, buon fraseggio, attenzione, chiudila dentro. Vai ancora, Madonna santa. Prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. Attenzione! Mamma mia, che colpo di testa! O'Grady! 3-1! Mamma mia, boy, ha tirato una bomba di testa! Bravo anche Mitchell qui a metterla bene abbastanza nel mezzo, O'Grady. Boom! Una legnata di testa. Comunque facciamo un cambio. Facciamo uscire proprio la torre dell'assist. Mitchell. Bene, finisce così. Vinciamo 3-1. Iniziamo bene il video. Iniziamo bene ottobre. Sarebbe la terza, ma io ormai dico seconda partita del video, ma mi baso tutto sulle partite di campionato. Giochiamo in casa contro il Morecambe, con quel logo, con il gamberone. E insomma, guardiamo di ripeterci dal punto di vista soprattutto del risultato. Attenzione! Cora! Clintera! No! Peccato di... Boh, si poteva iniziare subito bene. Ma il tiro, mamma mia, che tiro! Boy, oh good. Boy, di sinistro che credo. Che non lo so con precisione. Che non c'è neanche il suo piede. Attenzione, Gu! Stavolta la butta dentro. Al 30esimo, la sblocca lui. Come nella partita precedente. 1-0. Sono Grady. No, un'altra traversa, incredibile. Attenzione, il Morecambe trova con un gran gol, perché è piazzato bene fra l'altro il gol dell'1-1, appunto. Finisce così 1-1. Peccato, perché le possibilità di vincere c'erano, però non abbiamo sfruttato quello che abbiamo creato. Se no, altrimenti, guardate anche le statistiche, probabilmente il risultato sarebbe stato decisamente diverso. Vabbè, però alla fine abbiamo ottenuto un pareggio e non abbiamo perso. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, via. Terza partita di campionato. Prima di iniziare abbiamo venduto Evat. Secondo me capisco che magari a livello di qualità era il difensore più forte che avevamo, è vero. Anzi, che abbiamo, perché comunque andrà via appunto a gennaio. Però, tanto va bene questa informazione, sì. Però anche 35 anni, no, se del genere, quindi cioè probabilmente se non questa, la prossima sarebbe stata la sua ultima stagione, e ho cercato di guadagnarci il più possibile, ecco, via. Non so se avete capito il mio discorso. Comunque beh, secondo me non ho fatto male a venderlo, via. Occhio al suo movimento. Prova. Attenzione! Mamma mia, super parata da Aguilar. Era un tiro molto molto insidioso. E dunque Cacchio cerca l'area di rigore. Vai O'Grady, fai go! Bravo O'Grady, spalla a spalla è tua. E tira, no! No, ma perché sono voluto entrare? Ahmed! Ma che gol! Bello bello, proprio lo scadere del primo tempo. 1-0, la sblocca lui. Per un gran destro dalla distanza. E io si è fatto male Ahmed. Boia, l'autore del gol fra l'altro. Speriamo non sia niente di grave, insomma. Mettiamo Reed. No, 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 meno male. Occhio al pallone filtrante. Attenzione, mamma mia, mamma mia. E andiamo, torniamo alla vittoria. Vittoria di misura, sofferta, perché soprattutto nel secondo tempo, ma soprattutto ancora di più nel finale, ci hanno tenuto un pochino a paletti. Però ce l'abbiamo fatta, buono. Quarta partita di campionato, come vedo la classifica sarà sicuramente una partita interessante. Giochiamo contro il Cambridge United, che come vedete è terzo. Non male, eh? Ah, intanto vi già, il discorso sostituisce da solo perché... Mi sa che per via di Ahmed, che si è fatto male, non so quanto, vabbè, poi dopo lo controllerò, tanto saperlo o non saperlo cambia poco, non gioca ora. Insomma, e niente, iniziamo. Mi aspettiamo poco comunque, di Ahmed, chiaramente. Fatto finora, non a caso sono la squadra meno battuta. O'Grady fai gol! E c'è la rete di O'Grady! Dopo 7 minuti la sblocca lui! E andiamo! Il suo movimento, pallone profondo, pericoloso. 2-0! E andiamo! Dopo
15 minuti, incredibile, partenza molto molto stretta, ci sta andando abbastanza bene. Il pacchetto iniziale di Uku così, dal niente, preso dal portiere, per il resto, ora quando si tira, si becca la porta e si fa gol, male, ogni tanto. Attenzione, buono, buono, male, non ha fatto un tiro irresistibile. Mamma mia, diventa uscito. Attenzione, meno male, mamma mia, comunque lui ci manda certi gol, l'ultimo cambio, meno male, che sennò sarebbe stato un problema, perché avrebbe clamorosamente riaperto la partita. E si sa come va a finire quando riaprono la partita, c'è un grosso rischio di andarla a perdere o pareggiare. Grazie Matteo. Attenzione, no, palo di. E andiamo, è proprio così infatti, 2-0, vinciamo anche questa, buono, a regola superiamo proprio il Cambridge United perché era a 2 punti da noi, diamo però questi 3 punti che ci portano in classifica, siamo quinti, bene, quinti a, guardiamo un po', beh, Mansfield va come le mine, va come un treno, 7 punti, no scusatemi, 6 punti dalla prima, però solamente 2 punti dalla seconda, quindi siamo messi bene. Però allo stesso tempo siamo anche 3 punti dall'ottava. Siamo tutte lì, a parte il Mansfield che ha preso il via, diciamo, un po' troppo. Per il resto siamo tutte lì. Boia, Ahmed si è rotto poino. 6 mesi, praticamente lì. No, stagione è finita, ma poi ci manca, credo, facendo 2 onti. Peccato, non ci voleva. Quindi guarda, direi di mettere già subito il suo sostituto, ovvero io ci metterei Reed, che fra l'altro è uno di quelli che allena, così sperando possa crescere, che è giovane, e metto lui al posto di Ahmed, o perlomeno al posto di Reed, via per capirci. Allora, eccoci qua, siamo arrivati all'ultima partita del mese, di conseguenza anche del video. Giochiamo in casa e io direi, come già avevo selezionato, comunque mi ero già spostato lì, di simularla, dato che sembrerebbe che abbiamo preso un po' il via e bene o male la classifica, anche se non c'è niente di scritto, sì, ce lo può, diciamo, ci permette tra virgolette di far ciò, cioè, se si dovesse perdere scoccia, però più o meno dovremmo rimanere lì, ecco, quindi fate la rischia. Comunque 1-0 Riveros, o se quasi sempre lui fa gol nelle simulazioni. Attenzione, anche un quarto d'ora ce la facciamo e andiamo addirittura 2-0 di Mitchell, sì. Concludiamo simulando la partita e vincendola. Buono così. Allora, eccoci qua. Siamo arrivati a novembre. Per la precisione, sabato 4 novembre. E come vedete, la prossima partita sarà la partita che, secondo me, è la competizione più importante, no? Fra le coppe nazionali, ovvero l'FA Cup. Allora, vi dico questo, poi ci salutiamo. Cioè, arrivo alle conclusioni. A me non interessa la FA Cup, perché tanto so che anche se dovessi, non so, con Giappastatuni, prima o poi arriverò a beccare la super squadra di Premier straforte, e per capacità soprattutto mia che ho nel giocare vado fuori. Però vi dico questo, io probabilmente la simulerò, se dovessero passare, faccio un discorso che magari poi va a farsi comodo di fottere, che magari la prossima la perdo, sì, insomma, se dovessimo passare, non lo so, poi dovessimo incontrare, anche se non mi interessa comunque come competizione, però, una squadra clamorosamente più forte, come già incontrai nei video precedenti in Reading, allora lì proprio la giocherò, perché magari non lo so, voglio proprio testare la squadra contro quelle forti. Altrimenti io comunque quelle di Coppa, almeno per quest'anno, poi negli altri anni vedremo, le simulo. Era una precisazione che ci teneva a fare. Comunque, detto questo, niente. Arriviamo alle conclusioni. E che dire, direi che, già, perché poi non l'abbiamo visto. Vabbè. Prima di salutarvi voglio vedere come siamo messi dopo che abbiamo vinto la partita precedente, simulandola. Con calma, ci arriviamo, piano piano. Se c'è un altro modo di far prima ditemelo, perché non lo so, tutti gli anni faccio così. Quando voglio vedere la classifica, vado via e mi tocca starci 2 ore. Ah, ci siamo, Giappone, Inghilterra. Eccolo qua. Allora, la vittoria prima ci ha permesso di arrivare comunque da soli a 1 punto dalla quarta e 2 punti dalla seconda, in terza posizione, buono, buono, buono. Mansfield continua a vincere, a 32 se non erro, a 35, vabbè, comunque, diciamo che concludiamo il video,
In terza posizione, sicuramente siamo messi molto meglio rispetto a come l'abbiamo iniziato, perché se non erro eravamo noni. E niente, quindi è stato molto 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 buono, direi, questo video qui. Peccato per un pareggio conquistato così, anzi conquistato, venuto fuori all'ultimo, non mi ricordo come si chiamava la squadra. Comunque, a parte quello, direi che è andato molto molto bene il video. Quindi, buono anche per il campionato, buono anche per l'altra coppa perché abbiamo vinto. Come avete visto, poi quando inizieremo ce ne sarà un'altra. L'unica nota negativa è l'infortunio clamoroso di 6 mesi di Ahmed. Speriamo possa recuperare comunque il prima possibile. E niente, c'è da dire altro. Quindi, per finire, come sempre, vi ricordo se volete chiaramente rimettere, barra fare queste 3 cose, ovvero lasciate un bel mi piace al video se vi è piaciuto, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale così potrete rimanere aggiornati su tutti i video, ecco, che caricherò in futuro anche. Via, detto questo, niente, vi aspetto nel prossimo video in quale inizieremo il mese di novembre. Speriamo possa essere buono come questo qua di ottobre. Via, vi aspetto, ciao!